Dallo spazio, la Terra appare come un pianeta prosperoso, dominato da un'unica specie intelligente. Ma le apparenze ingannano. Fin dall'alba dei tempi, gli esseri umani si sono combattuti tra loro per conquistare il potere. È innegabile. Nel corso della storia, l'umanità si è comportata in modo stupido. Oggi, se qualcuno decidesse di utilizzare un'arma atomica, ci troveremmo di fronte a un olocausto nucleare. Una minaccia aliena, però, potrebbe costringere l'umanità a formare un fronte comune. In questo episodio vi riveleremo perché un'alleanza mondiale potrebbe essere la nostra unica possibilità di sopravvivere a un'invasione aliena. Benvenuti a Alieni Nuove Rivelazioni. Un progetto su scala globale ha avuto inizio. I dossier segreti che documentano tutti gli avvistamenti di UFO degli ultimi decenni sono ora di dominio pubblico. Stiamo per scoprire la verità dietro a questi documenti riservati. Quello che il governo americano voleva nasconderci. Dossier segreti sugli alieni che rivelano i più grandi segreti del pianeta. Febbraio 2013. L'asteroide 2012 DA14 passa a 27.000 km dalla Terra. Nessun oggetto si era mai avvicinato tanto al nostro pianeta. Il corpo celeste ha un diametro di 30 metri e pesa 40.000 tonnellate. Il suo impatto sulla Terra genererebbe un'esplosione 200 volte più potente di quella che ha distrutto Hiroshima. Le conseguenze sarebbero catastrofiche. In prossimità della Terra vagano più di 100 milioni di oggetti delle stesse dimensioni. Di fronte alle terrificanti possibilità, le Nazioni Unite hanno formato la Commissione sull'uso pacifico dello spazio extraatmosferico, che si occuperà di studiare un piano di emergenza in caso di impatto tra un corpo celeste e il pianeta Terra. La collaborazione in caso di una catastrofe è un primo passo. Ma l'umanità riuscirebbe a formare un fronte comune nell'eventualità di un contatto alieno? E in questo caso, chi sarebbe eletto a rappresentarla? Settembre 2010. La notizia comincia a circolare. Le Nazioni Unite stanno per eleggere il primo ambasciatore della Terra della storia. Mazlan Othman, un'astrofisica malese, potrebbe essere il primo mediatore tra l'umanità e una specie extraterrestre. La Othman dichiara: dovremmo preparare un piano coordinato. Le Nazioni Unite sono l'organizzazione perfetta per questo proposito. Alla vigilia dell'annuncio, però, la Othman nega di essere la futura ambasciatrice galattica. L'ONU si rifiuta di commentare. Si tratta forse di una copertura? È possibile che l'elezione della Othman sia stata messa in discussione da nazioni che intendono avere il controllo esclusivo dei contatti alieni? Non si tratterebbe del primo disaccordo internazionale sulla questione. 1945. Le Nazioni Unite emergono dalle macerie della Seconda Guerra Mondiale. L'organizzazione ha lo scopo di promuovere la pace mondiale e di evitare un nuovo conflitto globale. Queste speranze sono messe a dura prova dall'inizio di un nuovo conflitto, la Guerra Fredda. Unione Sovietica e Stati Uniti sorvegliano attentamente i rispettivi schieramenti militari. Nel corso di questa partita a scacchi, però, emerge una nuova minaccia per entrambe le nazioni e per l'umanità intera. Dossier segreto. L'incidente di Kapustin Yar. 16 giugno 1948. Kapustin Yar, Unione Sovietica. Durante il test di un volo di un prototipo, il pilota entra in contatto visivo con uno strano oggetto volante. Anche i radar ne registrano la presenza e dalla torre di controllo parte l'ordine di costringerlo ad atterrare con ogni mezzo. Un documento dell'INCAP afferma che un oggetto a forma di banana o di cetriolo è stato rilevato dai radar e ha attraversato la traiettoria di volo del pilota sovietico. Non ricevendo risposta all'ordine di atterrare, il pilota si prepara a fare fuoco. L'UFO, però,
emette un raggio di luce che lo acceca e disabilita i controlli del suo aereo. Quando recupera la vista, l'oggetto è sparito. Il pilota riesce ad effettuare un atterraggio di emergenza e l'aereo viene esaminato. Oltre all'avaria del sistema elettronico, non ha subito altri danni. Il governo decide di nascondere l'incidente. Gli eventi di Kapustin Yar rimangono segreti per decenni. Nonostante l'accordo tra le nazioni dell'ONU che prevede la condivisione delle informazioni riguardo alle minacce alla sicurezza internazionale, le prove delle attività degli alieni vengono tenute nascoste. L'ONU rappresenta il massimo livello di cooperazione mai raggiunto dalle nazioni del pianeta Terra. Ma è stata fondata per salvare l'umanità da se stessa o da una minaccia aliena? 4 anni dopo la sua fondazione, viene siglata un'altra alleanza dai propositi simili. La NATO, l'organizzazione del Trattato Nord Atlantico, unisce gli eserciti di 14 nazioni. Il documento sottoscritto dai suoi membri afferma che attaccare una delle nazioni della NATO equivale ad attaccarle tutte. È stata fondata appena in tempo. 1952. La NATO inizia una serie di esercitazioni ideate per simulare un attacco da parte dell'Unione Sovietica. Quello che i militari incontrano, però, non fa parte di una simulazione. L'operazione Mainbrace inizia il 13 settembre del 1952. La sera stessa, centinaia di soldati a bordo del cacciatorpediniere danese Willemus avvistano un oggetto triangolare che sorvola la nave. Dopo qualche secondo, l'UFO scompare nel cielo notturno. I presenti stimano la sua velocità intorno ai 1500 km orari. Nonostante il numero dei testimoni, non esiste nessun resoconto ufficiale dell'evento. L'incidente, avvenuto davanti all'intero equipaggio del cacciatorpediniere danese, è soltanto l'inizio di una serie di eventi inquietanti. Dossier segreto. L'avvistamento di Topcliffe. 19 settembre 1952. 6 giorni dopo l'avvistamento del Willamoo, un pilota britannico sta rientrando da un'esercitazione. Si avvicina alla base RAF di Topcliffe, nello Yorkshire, sotto gli occhi di decine di testimoni. All'improvviso, un gigantesco disco volante si lancia all'inseguimento dell'aereo. Coloro che assistono alla scena raccontano che l'UFO si muove con una destrezza incredibile, girando intorno e al di sotto del caccia con grande facilità. I militari sono sconvolti. Nessun velivolo conosciuto è in grado di eseguire delle manovre simili. L'incidente allarma il Parlamento britannico. L'avvistamento dell'UFO costituisce una minaccia per la sicurezza nazionale. Molti piloti hanno riferito di essere entrati in contatto con strani oggetti volanti che si sono lanciati al loro inseguimento. I misteriosi avvistamenti si svolgono sullo sfondo delle divisioni politiche tra le due superpotenze mondiali. Entrambe hanno intrapreso una corsa agli armamenti, costruendo un grande numero di armi nucleari. Il mondo è in bilico sul filo della distruzione totale. In varie occasioni, i caccia americani vengono inviati a difendere delle basi NATO, apparentemente sotto attacco da parte di aerei sovietici. Regolarmente, i piloti riferiscono di essersi trovati di fronte a degli UFO. Quante volte ci siamo trovati sull'orlo di una catastrofe nucleare? E per quanto tempo ancora saremo in pericolo? La risposta potrebbe trovarsi in un documento top secret della NATO. Dossier segreto. La valutazione. 1963, quartier generale della NATO. Il sergente Robert Dean scopre un documento di 500 pagine intitolato La valutazione. Al suo interno si afferma che il nostro pianeta e la razza umana sono stati studiati da varie civiltà extraterrestri. 4 di esse sono state identificate visivamente. Il titolo del documento è di facile comprensione, ma il suo contenuto non lo è. Dean deduce che la valutazione riguardi il piano della Terra per contrastare un'invasione extraterrestre.
Le rivelazioni di questo documento sarebbero così sconvolgenti che si è deciso di produrne soltanto 12 copie. Al suo interno vengono descritti numerosi incontri con esseri alieni, facenti parte di un piano attentamente studiato che ha avuto inizio con passaggi aerei, quindi atterraggi, e infine veri e propri contatti. Gli alieni hanno intenzioni pacifiche o si stanno preparando a invadere la Terra? Le pagine più sconvolgenti della valutazione descrivono un incontro ravvicinato avvenuto nel 1961. Secondo il rapporto ufficiale, le stazioni radar della NATO avrebbero rilevato numerosi aerei in volo sull'Europa all'altitudine di 30.000 metri, apparentemente provenienti dall'Unione Sovietica. I comandanti della NATO non possono saperlo, ma 9 minuti dopo i sovietici rilevano un'identica violazione del loro spazio aereo. L'incubo dell'umanità sta per avverarsi. La guerra nucleare non è mai stata così vicina. La sequenza di lancio dei missili atomici viene avviata, ma all'improvviso gli intrusi scompaiono dai radar. I piloti inviati a indagare comunicano che non si tratta di aerei nemici, bensì di UFO. La catastrofe è evitata per miracolo. Ufficialmente, la NATO nega l'esistenza della valutazione. Ci vorranno anni prima che qualcuno decida di parlarne. Tra poco, mettendo a rischio la propria incolumità, un uomo coraggioso cambierà per sempre il rapporto dell'umanità con gli UFO. State vedendo Alieni, nuove rivelazioni. I più sconvolgenti segreti dell'universo. Nonostante le coalizioni per garantire la sicurezza globale, l'opinione pubblica non è stata informata di eventi che potrebbero condizionare il futuro del nostro pianeta. Un uomo, però, ha deciso di rivelare la verità. Dossier segreto. Delibera dell'Assemblea Generale dell'ONU numero 33426. 1978. Eric Gehry, presidente di Grenada, porta la questione degli UFO alle Nazioni Unite. Propone l'istituzione di un dipartimento per effettuare, coordinare e rendere pubbliche le ricerche sugli oggetti volanti non identificati. La sua volontà di cercare la verità sugli alieni deriva da un'esperienza personale. Il presidente Gehry racconta di aver visto uno strano cadavere sulla spiaggia di un villaggio di pescatori. Il corpo aveva caratteristiche vagamente umanoidi. Alto più di 2 metri, era provvisto di 6 dita per ogni mano. Per 2 anni, Gehry fa pressioni sull'Assemblea dell'ONU, presentando documenti e testimoni, come l'ex astronauta della NASA, Gordon Cooper. I delegati del Regno Unito cercano di boicottare le sue proposte. Ma cosa cercano di nascondere? Si tratta forse di una manovra eseguita per conto del loro principale alleato militare, gli Stati Uniti? Molti documenti suggeriscono che il Ministero della Difesa britannico e il governo degli Stati Uniti abbiano molto da nascondere riguardo alle attività degli UFO. I tentativi di bloccare la proposta di Gehry falliscono. E al termine di una storica votazione, l'ONU dichiara che l'Assemblea Generale accoglie le risoluzioni proposte da Grenada nel corso della 33esima sessione, riguardanti gli oggetti volanti non identificati e i fenomeni a essi collegati. Ma proprio quando l'ONU sta per passare la sua storica proposta, il presidente Gehry viene costretto all'esilio. Il suo governo viene destituito da un improvviso colpo di Stato. Si è forse trattato di un complotto per fermare lo studio delle forme di vita aliene? Molti ufologi sostengono che tra umani e alieni si siano già svolte delle trattative, condotte da un gruppo ristretto di nazioni che intendono controllare il futuro dell'umanità. È davvero così? Gli alieni sono già arrivati sulla Terra? Ed è possibile che non ci considerino degni di essere contattati?
È ormai provato che il nostro pianeta si sta deteriorando. Cambiamenti climatici, slittamenti polari. È evidente che ci troviamo a un passo dalla catastrofe. Gli alieni potrebbero essere qui per salvarci o per sterminarci. La verità è che siamo alla loro mercé. Molti governi mondiali potrebbero aver cominciato i primi passi per rendere pubblica la verità sugli extraterrestri. Dal 2000 a oggi, più di 30 nazioni hanno desecretato i documenti che riguardano le attività degli UFO. Ci sono varie ragioni per cui il governo inglese ha deciso di rendere pubblici questi documenti. A causa del Freedom of Information Act, il Ministero della Difesa riceveva un numero straordinario di richieste riguardo agli UFO. E forse non tutti sanno che nel 2007 il governo francese aveva già desecretato i propri archivi. Quando un governo annuncia che renderà pubbliche le informazioni sugli UFO, la popolazione dovrebbe prestare attenzione. Se anche uno solo di questi avvistamenti si rivelasse autentico, la nostra vita cambierebbe per sempre. Il momento della rivelazione della verità sugli extraterrestri potrebbe essere vicino. Ma i numerosi conflitti militari ancora in atto dimostrano che l'unità mondiale non è una priorità per tutti i governi del pianeta. L'attesa per delle prove inconfutabili dell'esistenza degli alieni, però, potrebbe essersi conclusa. È possibile che sia troppo tardi per il pianeta Terra? Alexei Arbatov è il direttore del Centro di Sicurezza Internazionale dell'Accademia delle Scienze di Mosca. È convinto che il piano del presidente Putin sia di espandere le capacità militari della Russia per creare un'alleanza con la Cina e ristabilire un rapporto conflittuale con gli Stati Uniti. Il suo sospetto è che Putin tema un'invasione da parte degli Stati Uniti e delle nazioni della NATO. Si tratta di una possibilità reale? O sul pianeta Terra incombe una minaccia ben più spaventosa? Se l'umanità è divisa dai conflitti, la sua capacità di difendersi diminuisce, rendendola vulnerabile a un attacco proveniente dallo spazio. Proprio in questo momento, una specie aliena ostile potrebbe essere alla ricerca del nostro punto debole. Un'invasione potrebbe avere inizio da un giorno all'altro. Come reagiremmo a un evento simile? La risposta potrebbe già essere stata espressa nel corso di un celebre discorso del presidente Reagan all'Assemblea dell'ONU. In our obsession with antagonisms of the moment, we often forget how much unites all the members of humanity. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bond. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Avete visto Alieni Nuove Rivelazioni, i più sconvolgenti segreti dell'universo. Le piramidi sono presenti in tutto il mondo. È quasi impossibile che queste culture, separate da migliaia di chilometri, sapessero cosa facevano le altre. Ma è possibile che queste distanze non siano altro che una semplice illusione? Gli uomini hanno costruito da soli le piramidi o sono stati aiutati? Alcuni esperti credono che le piramidi del nostro pianeta facciano parte di un grande progetto alieno collegato a una misteriosa griglia energetica mondiale. L'aumento degli avvistamenti UFO lungo i punti chiave della griglia suggerisce forse un monumentale cambiamento della Terra nel futuro prossimo? E un evento simile, accaduto migliaia di anni fa, potrebbe aver ridotto l'intera popolazione mondiale a solo 2000 individui? In questo episodio sveleremo i progetti extraterrestri dietro alle piramidi e alla griglia energetica mondiale. Alieni Nuove Rivelazioni. Un progetto su scala globale ha avuto inizio. I dossier segreti che documentano tutti gli avvistamenti di UFO degli ultimi decenni sono ora di dominio pubblico. Stiamo per scoprire la verità dietro a questi documenti riservati. Quello che il governo americano voleva nasconderci. Dossier segreti sugli alieni che rivelano i più grandi segreti del pianeta.
Le zone polari del Nord America sono aree selvagge e incontaminate. Le condizioni climatiche estreme e il terreno dissestato hanno dato origine ad alcuni dei paesaggi più belli e pericolosi del pianeta. Il Nord ospita la città più settentrionale d'America, Anchorage, Alaska. L'aeroporto internazionale di Anchorage è uno dei più trafficati al mondo e un grande centro per il trasporto merci. Qui, nel 1986, dopo una sosta di rifornimento durante il viaggio dall'Islanda, un aereo cargo della Japan Airlines incontra un UFO. Dossier segreto. Volo 1628. Alaska Orientale, 17 novembre 1986. Il volo 1628 della Japan Airlines ha iniziato un lungo viaggio attraverso il Pacifico. Nel cielo notturno spuntano due oggetti che seguono la traiettoria dell'aereo. D'improvviso raggiungono il velivolo della compagnia. Un documento dell'INCAP riporta che mentre sorvolava l'Alaska, il capitano Terauchi ha visto una luce bianca dietro l'aereo e la forma di una gigantesca navicella spaziale. Assomigliava a una noce, simmetrica sopra e sotto. La cosa più inquietante è il racconto di Terauchi su due presunte bocchette che uscivano dai lati di una delle navicelle. Qual è lo scopo di queste bocchette? Quando appare un terzo UFO, il capitano Terauchi contatta via radio una base militare americana. Dichiara che la nuova navicella è due volte più grande di una portaerei. Presumibilmente, il radar militare individua l'oggetto e ai caccia viene dato l'ordine di sparare. Ma i tre oggetti svaniscono nel cielo notturno. La copertura stampa dell'evento ha diffusione mondiale. Il capitano Terauchi insiste che il volo 1628 ha incontrato degli UFO. Gli viene immediatamente proibito di parlare con la stampa. La FAA apre un'indagine sull'accaduto, ma senza ottenere risultati. All'udienza civile per la divulgazione sugli UFO del 2013, l'ex capo del Dipartimento Incidenti e Indagini della FAA, John Callahan, racconta la sua versione dei fatti. A Callahan viene ordinato di fare rapporto alla CIA e all'Air Force riguardo la sua indagine. Quando hanno finito, l'agente della CIA che mi stava vicino ha detto: questo episodio non è mai accaduto. Noi non siamo mai stati qui. Confischiamo tutti i vostri dati e avete giurato di mantenere il silenzio. L'incontro rimane senza una spiegazione. Per quale motivo c'è stata un'attività UFO vicino al Polo Nord? È possibile che le bocchette della navicella spaziale servissero per raccogliere energia dal campo geomagnetico della Terra? Il campo geomagnetico protegge il nostro pianeta da raggi, radiazioni e tempeste solari. Se scomparisse, la vita sulla Terra, così come la conosciamo, cesserebbe di esistere. L'energia magnetica scorre lungo linee e si raccoglie nei meridiani su tutta la superficie terrestre. Alcuni esperti credono che queste linee coincidano con molte delle meraviglie architettoniche più importanti del mondo. Questo allineamento è casuale o volontario? Molte civiltà antiche credevano che questi luoghi possedessero un'energia spirituale e hanno costruito tempi e piramidi imponenti nei punti di intersezione delle linee magnetiche. È possibile che queste enormi strutture stabilizzino o addirittura sfruttino l'energia geomagnetica della Terra? Le strutture piramidali in Cina, Messico, Bolivia, Perù, Sudan e Cambogia si trovano tutte lungo queste linee energetiche. La moderna tecnologia satellitare ha permesso agli scienziati di esaminare la Terra come mai prima. Nuove prove suggeriscono che il reticolato della griglia mondiale sia più ampio di quanto gli esperti avessero teorizzato in precedenza. Sudan, Africa. Si scoprono 35 piccole strutture simili a piramidi. Messico. Viene identificata una nuova serie di possibili strutture piramidali attribuite ai Maya. Egitto. Tra le dune del deserto vengono individuate 17 piramidi precedentemente sconosciute, una delle quali è tre volte più grande della piramide di Cheope a Giza.
Alcuni esperti sostengono che la Terra sia circondata da una griglia di energia elettromagnetica. Nei punti di intersezione delle linee di questo reticolato, le civiltà antiche hanno costruito alcune delle strutture più ammirate e misteriose del mondo. È possibile che questo allineamento energetico sia del tutto casuale? O queste rovine sono la prova tangibile di un tentativo di sfruttare il campo geomagnetico della Terra da parte di una razza aliena evoluta? Se questo fosse vero, potrebbe cambiare e alterare profondamente le nostre conoscenze. Sono state portate alla luce prove convincenti che hanno sconvolto la comunità scientifica. Alcune scorie derivate dalla fusione del rame e recuperate in una miniera risalente a 5.000 anni fa in Israele dimostrano che il campo geomagnetico terrestre era più forte e più variabile di quanto gli scienziati immaginassero. Alcuni esperti di paleomagnetismo credono che il campo geomagnetico della Terra si sia modificato gradualmente. Ma la scoperta di Israele mostra un cambiamento drammatico e improvviso. Il campione recuperato risale a un tempo in cui Israele faceva parte dell'antico Egitto. Come ha fatto il campo magnetico della Terra a cambiare così drasticamente? Il mutamento è stato naturale o programmato? Sembra che gli antichi egizi ne fossero già al corrente migliaia di anni prima che noi lo scoprissimo. Alcuni esperti credono che le piramidi siano più di semplici templi. Sviluppando teorie precedenti, un uomo di nome Edward Malkowski è arrivato alla conclusione che la Grande Piramide di Giza avesse un ruolo fondamentale che può avere influito sul mondo intero. Le teorie di Malkowski si concentrano sull'architettura interna della piramide. Lo studioso suppone che la stanza inferiore sia troppo spaziosa per essere una semplice camera funeraria. Ipotizza invece che fosse parte integrante di un progetto più ampio e avesse una funzione specifica. Ma quale? Malkowski crede che la Grande Piramide fosse un generatore di onde longitudinali e che producesse un effetto vibratorio. La pressione generata dal pompaggio di acqua dal Nilo creava probabilmente un suono assordante all'interno della piramide stessa. Malkowski sostiene che le piramidi sono state progettate per connettersi con una rete, sfruttando le onde sonore. Le piramidi erano generatori elettrici che amplificavano le naturali frequenze elettromagnetiche della Terra, rafforzandone addirittura il campo geomagnetico? Gli alieni controllavano questo campo geomagnetico attraverso una macchina piramidale? E se così fosse, questa manipolazione comporta effetti collaterali imprevisti ai poli? Forse la risposta è stata scoperta decenni fa nel freddo cielo dell'Antartide. Dossier segreto. UFO antartici. L'ufologo del NICAP, Richard Hall, ha realizzato un reportage su un numero incredibile di avvistamenti intorno al Polo Sud. Gli osservatori scientifici nelle stazioni di ricerca in Antartide, appartenenti a tre nazionalità diverse, hanno individuato oggetti dai colori accesi muoversi nel cielo. Luglio 1965. Avamposto scientifico britannico sull'isola Deception, Antartide. Per 20 minuti, cinque meteorologi osservano una luce rossa e verde, a volte gialla, a nord. L'oggetto zigzaga, si ferma e ogni tanto accelera. Base argentina sull'isola Lori, Antartide. Due scienziati scorgono un oggetto rotondo tra il blu e il bianco muoversi nel cielo per 15 secondi. Due variometri registrano anomalie intense e improvvise nel campo geomagnetico. Base cilena sull'isola Deception, Antartide. Nove persone osservano terrorizzate qualcosa che attraversa il cielo. L'oggetto viaggia ad alta velocità con un movimento ondeggiante. A un certo punto si ferma, lasciando dietro di sé una scia simile a vapore. Gli avvistamenti di UFO ai poli possono essere un segno che gli extraterrestri stanno manipolando la griglia mondiale? In Antartide si possono vedere concretamente le aperture da cui si dovrebbe accedere alle profondità della Terra. Le immagini satellitari di Google Earth mostrano una montagna polare al polo sud, alta 70 metri e larga 55. È innegabile che quella montagna assomigli a un disco volante. Tra poco,
Il campo geomagnetico della Terra è fragile? E cosa succederebbe se il pianeta andasse incontro a un catastrofico slittamento polare? Alieni, nuove rivelazioni, i più sconvolgenti segreti dell'universo. Bentornati a Alieni, nuove rivelazioni. Gli scienziati studiano il Polo Nord da circa 200 anni. Le scoperte mostrano che il polo può aver slittato di ben 10 km all'anno verso la Siberia. E cosa ancora più inquietante, mentre il polo si sposta, il campo geomagnetico della Terra si indebolisce drasticamente. Questo avvenimento è naturale o è il risultato di una minacciosa manipolazione aliena? Una ricerca innovativa mostra il campo geomagnetico terrestre indebolirsi più volte nel corso della storia. Questo capovolgimento può significare un riallineamento dell'intero pianeta. Ma un evento di queste dimensioni non sarebbe catastrofico per il genere umano? Strani quadri meteorologici, slittamento dei poli. Voglio dire, è ovvio che siamo a un passo dalla distruzione totale. Una teoria su ciò che potrebbe succedere si trova in uno dei testi religiosi più diffusi al mondo. La Bibbia. Giosuè 10:13. E il sole si fermò in mezzo al cielo e non s'affrettò a tramontare per quasi un giorno intero. Alcuni esperti credono che i poli terrestri debbano invertirsi per ricaricarsi. Ma è possibile che questa impresa monumentale sia parte di un progetto alieno? E se così fosse, quale sarebbe il prezzo di un tale disastro? I geologi hanno determinato che 40.000 anni fa il campo geomagnetico della Terra si è invertito improvvisamente. Durante questo periodo si è avuta l'attività vulcanica più intensa degli ultimi 100.000 anni. L'eruzione del Flegreo, un supervulcano, ha rilasciato 350 km cubi di roccia e lava nell'atmosfera. Questa enorme nuvola di calore e detriti può essere stata determinante per la scomparsa dell'uomo di Neanderthal. Il lago Toba, nell'isola di Sumatra, è il risultato dell'eruzione di un supervulcano circa 70.000 anni fa. Il rilascio di calore e lava nell'atmosfera ha sconvolto l'ecosistema mondiale al punto di causare l'estinzione della maggior parte delle creature del pianeta. Inoltre, gli studiosi del DNA hanno scoperto che durante questo periodo la popolazione umana sulla Terra si è ridotta alla sconvolgente cifra di sole 2.000 unità. È possibile che lo slittamento dei poli causi un altro collo di bottiglia genetico e porti il genere umano sull'orlo dell'estinzione? Se le macchine piramidali hanno rafforzato il campo magnetico della Terra, perché poi sono state disattivate? La risposta può nascondersi in una spedizione top secret al Polo Sud organizzata dall'esercito americano negli anni 40. Dossier segreto. L'operazione High Jump. Nel 1947, il pluridecorato contrammiraglio Richard Byrd ha guidato le truppe di Inghilterra, Australia e Stati Uniti in una spedizione al Polo Sud. Il contrammiraglio Byrd ha dichiarato oggi che è imperativo per gli Stati Uniti intraprendere misure difensive immediate contro le regioni ostili. L'armata di Byrd è equipaggiata con l'ultima tecnologia magnetometrica. L'obiettivo della missione è ispezionare il Polo Sud alla ricerca di anomalie nel campo geomagnetico della Terra. Ma nessuno è pronto per ciò che sta per incontrare nel paesaggio ghiacciato dell'Antartide. Lo squadrone di combattimento del contrammiraglio Byrd ha scoperto l'entrata alle profondità della Terra. Era un'apertura abbastanza ampia e gli aerei ci sono volati dentro schierati in formazione di attacco. Sono stati sorpresi dagli UFO e molti caccia sono stati abbattuti. Lo stesso Byrd è stato catturato e gli hanno detto: ti lasceremo andare, torna dai tuoi superiori e di loro che non hai trovato niente. Gli aerei si sono schiantati nel ghiaccio, sono spariti e non tornate mai più qui. Dopo il ritorno in America, un giornalista cita il contrammiraglio Byrd riguardo la missione. Nel caso di una nuova guerra, gli Stati Uniti verrebbero attaccati da oggetti volanti in grado di coprire la distanza tra un polo e l'altro a velocità incredibile. Il governo americano sta nascondendo una presenza aliena limitando il numero di autorizzati a visitare l'Antartide?
Si presume che nel 2012 una spedizione di 8 uomini, composta da scienziati americani ed europei, abbia scoperto una serie di piramidi nel paesaggio ghiacciato dell'Antartide. Gli esperti teorizzano che l'apparizione delle piramidi sia dovuta allo scioglimento del ghiaccio causato dal riscaldamento globale. La scoperta ha scioccato la comunità scientifica. Queste strutture piramidali sono la base extraterrestre incontrata durante l'operazione High Jump? Possono rappresentare la fase finale del piano alieno di resettare il campo geomagnetico della Terra? E se è così, perché? Le prove suggeriscono che il nostro mondo non sia il primo ad essere stato sottoposto a questo terrificante processo alieno. Il rover Curiosity è di base un laboratorio mobile su Marte che permette di raccogliere prove che non si è mai stati in grado di ottenere prima. Al centro di questo pianeta arido ci sono tre strutture, quasi del tutto simili alle piramidi d'Egitto. Le piramidi di Marte sembrano allineate lungo l'asse nord-sud del pianeta, proprio come le piramidi di Giza sono allineate lungo l'asse nord-sud della Terra. È solo una coincidenza? Io credo di no. Le prove suggeriscono che l'atmosfera di Marte fosse un tempo ricca di ossigeno, il che permetteva non solo la vita, ma probabilmente anche quella intelligente. Le piramidi di Marte sfruttavano il campo magnetico del pianeta così come facevano quelle della Terra? E se è così, perché hanno fallito? E ci sono piramidi su tutti i pianeti del Sistema Solare? I resti delle piramidi sulla Terra e quelle del desolato paesaggio marziano forse sono solo un tragico avvertimento. La razza umana può già avere i minuti contati. Alieni, nuove rivelazioni. I più sconvolgenti segreti dell'universo.